Allora, buongiorno, ben arrivati a tutte e tre ad Empoli. Stessa domanda di rito, le sensazioni, la prima sensazione è vestirvi di azzurro e quelli che sono i vostri personali obiettivi per questo, per questa seconda metà di stagione. Parto io. Le sensazioni sono super positive perché ho trovato un gruppo affamato, un gruppo che ha voglia, un allenatore, uno staff preparatissimi che hanno una grande voglia di centrare l'obiettivo. È un gruppo molto, veramente molto, molto unito e molto sano, quindi le sensazioni sono più che positive. Sì, anch'io ho trovato un gruppo, un grande gruppo, secondo me ci sono delle qualità importanti per poter fare bene. Cioè, come ha detto lui, c'è fame, tutti vogliono dimostrare di far bene, i risultati ultimamente sono venuti a mancare, però secondo me le prestazioni ci sono state, quindi continuando su questa strada possiamo toglierci delle soddisfazioni. Per me è lo stesso, per me è un po' difficile parlare in italiano, ma uguale per me, sono felice per essere qui, è un gruppo fantastico, per me è un grande coscione. Sì, io volevo chiedere, più che altro loro due, perché ovviamente il portiere è chiaro che fa il portiere, se potete descrivervi anche come calciatore, insomma, tu sei un esterno, ci hanno detto, insomma, sei anche uno che spinge molto, insomma, ti abbiamo visto anche nella Fiorentina, mentre tu puoi fare, se non ho capito male, sia il doppio ruolo in questo 3-5-2, Sì, ho come dici? fatto. Allora, io nasco da terzino sinistro, però cioè, in carriera ho fatto sia il quinto che il centrale, sia in difesa 3 che in difesa 4. Quindi, nel senso, poi io Era differente, mi sembra, gli altri cercherò di farmi ruoli. trovare pronto in tutti i ruoli. Quindi, mi alleno per questo e quando il mister mi chiamerà in causa, cercherò di farmi trovare pronto. Ecco, scusate, voi siete tutti ragazzi molto giovani, sapete che Empoli molto spesso è stata rampa di lancio per giovani, è inutile fare, mettersi a guardare dei nomi perché la lista sarebbe infinita. Quindi pensate, credete, immagino di sì, che siate caduti nel posto giusto, al momento giusto, o forse un po' in ritardo, un po' troppo presto per la vostra carriera. No, sicuramente qui è il posto giusto a prescindere perché la società è sana, si valorizzano i giovani, quindi è il posto giusto a prescindere. Poi starà a noi dimostrare quello che sappiamo fare in campo e se potremo avere un futuro come hanno avuto i ragazzi che sono passati qui. Quindi sta a noi. No, io sono completamente d'accordo con Cristian perché comunque è una società organizzatissima che ti può dare tanto, dove puoi fare calcio molto bene. Poi dopo, certamente, come ha detto Cristian, sta comunque ovviamente a noi di cercare di far sempre qualcosa in più, ecco. Tu avevi già sentito parlare, anche visto che sei italiano chiaramente, di questa storia, di questa storicità dell'Empoli per lanciare i ragazzi giovani? Sì, ho parlato con Enrico Saponara, lui è un amico a me, lui ha detto c'è un gruppo fantastico, è Empoli un squadra per te perché sono molto giovani e per te è molto bene per giocare di là. Buongiorno, volevo chiedere a Dix cosa gli è mancato finora per affermarsi in Italia, per far vedere le sue doti. Probabilmente solo l'opportunità, ma se c'è anche qualcosa che sente di poter trovare qui. A Perucchini mi dispiace mettere il dito nella piaga, però non posso non chiederti quanto quel maledetto, stramaledetto episodio di Palermo ha influito, su tutta questa situazione. Guarda, sinceramente se ci ripenso adesso mi faccio una risata, nel senso è capitato un errore, ne ho fatti altri magari meno evidenti nella mia carriera che ovviamente sono passati nel dimenticatoio. Come ho detto, sì, ci faccio una risata, però mi ha aiutato ancora di più forse a crescere, a capire magari in certi momenti di fare anche scelte diverse e magari in un altro momento, adesso magari quella palla l'avrei gestita in un altro modo, ma cioè, sono tranquillissimo come ero già tranquillissimo il giorno dopo, nel senso,
magari ci ripensi, dici ma cosa mi è passato per la testa al momento, però dopo è tutto un percorso. Quanto in Italia, quanto hai fatto vedere ancora di sé e quanto devi far vedere, cioè delle tue potenzialità, e già che ci sono, ne approfitto anche per Cristian, invece visto che è quello che conosce Iachini, quanto questa squadra è quella di Iachini per ora? Fatto 6 mesi, 3 anni fa con Fiorentina, sono molto giovane quando arrivo là. Per me quando è arrivato è un po' difficile perdere un'altra lingua, un'altra paese, per me è un'altra città, per me è difficile prima, ma poi un anno e mezzo in Olanda ho giocato in Champions League, ho giocato in un livello alto, molto alto, e contro Manchester City, Napoli è molto alto, ho migliorato tutto, ma c'è ancora spazio per migliorare, forse giocare qua per me è molto bene. Quanti anni hai? 22. Io, no, secondo me siamo a un buon punto del percorso, perché io ho visto, nel senso, ci sono già passato l'anno scorso, Iachini è arrivato a campionato in corso, come è arrivato quest'anno. Sicuramente lui ha richieste diverse, soprattutto sulla fase difensiva, richieste diverse da molti altri allenatori della Serie A, quindi magari ci vuole una fase di transizione all'inizio. È tutta magari una questione di abitudine, però secondo me siamo a un buon punto e da qui si può solo migliorare, quindi siamo fiduciosi. Posso? Buongiorno. Comincerei con Cristian, lei si chiama così. Guardando un po' insomma, il suo percorso di carriera, e essendo stato chiamato qui, diciamo come esito, quanto ha voglia lei di giocare? Ah, sicuramente io sono venuto qui perché ho voglia di giocare, perché nel senso, potevo benissimo stare a Sassuolo, ma avendo trovato poco spazio da inizio stagione, io spingevo per andare via, spingevo per venire qui perché conosco la società, che comunque è una società sana. Quindi io sono venuto qui per cercare di fare il meglio, di giocare e cercare di mettermi in mostra, perché voglio questo, perché ho avuto l'infortunio in passato, quindi ho recuperato bene dall'infortunio e voglio riprendermi quello che mi è stato tolto, tra virgolette, con l'infortunio, quindi sono carico. A parte il mister, conosce qualche altro giocatore dell'Empoli? Io conoscevo Provedel, che l'avevo conosciuto in nazionale diversi anni fa, ed è l'unico che conoscevo bene. Gli altri magari ci ho giocato contro in passato, ma l'unico che conoscevo, con cui avevo un legame un po' più particolare, era con Provedel. Quindi a parte il fatto di lei che diciamo, ha molta voglia di ricontrare, però cos'è che l'ha fatto scegliere l'Empoli? A parte tutte le cose che sono state dette, forse su tutte sì, quelle, sì, no. Cioè, è la somma di tutte queste cose, nel senso, so che c'è una società sana, che c'è un gruppo di giovani che tutti puntano a fare bene, o il mister che ho già avuto, che so come lavora, quindi lo conosco già la tipologia di lavoro, e quindi secondo me c'erano tutti i presupposti per venire qui a fare bene. Grazie.